attraverso il portale di Lucius, sacrificio. Chissà cosa succederà ora. Eccoci qua. Quindi ci siamo. Sì, certo. Vabbè, iniziamo ad avanzare, poi vediamo cosa succede, come al solito. Mi aspetto che arrivi qualcuno ora. Allora, qua è chiuso, quindi probabilmente si aprirà da sola dopo. Ma va. Ok, devo smettere di tirare. Ah, le reclute sono quelle verdi, ok. Buono da sapere. Bastardo. Allora, aspetta. Finalmente però sappiamo quali sono le reclute, dai. Almeno una cosa positiva oggi l'abbiamo scoperta. Da dove? Chi mi ha colpito, scusami? Ma dai, ma non riesci a passare? Proprio un coglione. Madonna mia, scemo, guardalo quell'altro idiota che si ammazza nel fuoco. Eccolo qua. Ce l'hai fatta alla fine. Bravo cretino. Vabbè, non è stato tutto vano alla fine mettere il fuoco qua, dai. Finiamo di usare queste qua blu e poi passiamo alle viola. E ti pareva. Aia. Allora, calmi tutti. C'ho quella scioccante e basta, non ho quella esplosiva. Oh merda. Volevo lanciarla lì su di nuovo sulla pozza, ma vediamo se quella scioccante fa lo stesso. Ma tu da dove sei arrivato? Ma levati. No. Sì. Ok, grazie Dead Island. Quella scioccante è meglio di tutte le altre pozioni. Ed è ottimo da sapere il fatto che possiamo utilizzarla per accendere i fuochi. Ecco fatto. Giallo addirittura, che bello. Cioè, arancione, questo è giallo più che altro. Però abbiamo capito, dai. Sti cazzi, non siamo così fiscali, su. Death and destruction. That's the fate of the world if we don't stop her. Come ogni gioco fantasy, insomma. Di nuovo, barricata. Questa probabilmente sarà una via chiusa e arriverà un'ordata di gente, di sicuro. Però io sono furbo e mi metterò in punti alti. Beh, non che qui non ce ne siano. Hanno chiuso? Ovvio. Ah, d'accordo. Vi spacco la testa a tutti ora. Anche se c'ho un vaso davanti. Allora, esatto, dobbiamo prima occuparci dei caster. Tanto dopo ne arrivano altri di sicuro. Madonna mia, questi qua che corrono, quanto mi stanno sulle balle. E che palle. Levati. Oh no, lo svuota viscere. Ok, ok, calmi. Ora cambiamo taglia. No, di nuovo quello con lo scudo. No, che palle. Vabbè, ma non è plausibile che quello con lo scudo faccia tutti sti danni, ragazzi. Mamma mia. Beccati questo. Oh, ed è andato. Maledetto. È finita. Non è vero, in realtà il portale è ancora lì. Oh, questo vuol dire che appena azionerò l'altare ne apparirà qualcun altro. E vai. E quando mai? Comunque ho capito come usare in modo intelligente, diciamo, la bombetta d'acido. La bombetta d'acido non serve più che altro per i danni, serve per fermarli un attimo, per fermare
lordata un attimo velocemente di nemici, perché loro quando tu li colpisci si abbassano per tossire. Madonna mia, ma quanti martelli stiamo prendendo, ma veramente. Tanto meglio, perché tanto appena mi si rompono queste armi qua, io lo cambio subito con quello almeno. Posso passare? No, col cazzo. Beh, qualcuno l'ho preso di sicuro. Stai buona e smetti di rompere i coglioni. Oh, e finalmente i portali se ne sono andati. Lord Asmarad, end this. Oh no. Boss fight. Che bello. Trova il demone di Dianat, Lord Asmarad. E vai. Madonna mia, che taglio perfetto, Miracle Blade. Dai, secondo me siamo arrivati. Questa sembra una zona pre-boss. Sai che novità. Ecco qua. A volte l'attesa paga. Madonna mia, che martellata, dritta nei denti. Ma dai, ma non è possibile mai che questo abbia stamina ed equilibrio infinito. Ma Dio mio, ma levati. E ok, i portali sono rimasti, Lord è finita. Ergo vuol dire, scherzavo, dovevo prima attivare. Sto per morire. Ok, non stavo per morire. La taglia comunque è andata. Dobbiamo solo capire quali sono i servi tra tutti sti zombie. Ok, uno ne abbiamo ucciso di servo. Che sia lui il servo? Sta linea blu tra le texture invece ma proprio è sottilissima. È sottilissima. Sembrava tipo un filo per inciampo. Ok, 3, 2, 1, che appena uso la chiave appare altra gente. Ah, strano. Buono da sapere, Lucio. Oh, nebbia. Vuol dire esatto. No, ti prego. Non dirmi che è una sorta di labirinto. Ah, no, perfetto. Allora, prima di entrare, guardiamo un attimo la mappa. Non mi sembra ci siano appigli a cui aggrapparsi, quindi bisogna combattere a cacchio duro proprio. Bello che sei. Ui. Allora, perché ho l'impressione è una boss fight alla Dark Souls in pratica. Dicevo, ho l'impressione che le armi contundenti, che le armi da taglio non gli facciano nulla. Venghi, venghi. Meglio. Armi a una mano e soprattutto veloci. Bello, ho giocato a Dark Souls io, cosa credi? I pattern così te li imparo velocemente. Oh. No, è diventato... Oh no, evocazione. Oh, fa. Merda. Mi ha persino rallentato il bastardo, eh. Poi dai. Sti fantasmi qua no però. No,
dai, il rallentamento. Ti piacerebbe. Sarò pure rallentato, ma non scemo. Madonna mia. Ha troppa vita per quello che è. Sì, vabbè. Non avrei potuto mai evitarlo. Attacco ad aria ed ero rallentato. Ah, ma il martello sta andando a fanculo. Ecco, anche perché facevo poco danno. Aspetta. Ma se uso l'arco? Non penso sia una soluzione pratica, eh. Vabbè, in realtà... In realtà ti dirò... Ah, ecco come fa a rallentarmi! Vabbè, cagati! Facile così, eh! No, il Fen d'Inferno... È lentissima come arma! No, no, no. Non è per niente buono. A meno che non lo usiamo solo per questo. Solo per liberarci in un colpo dei nemici. No, e dai, quanti ne spari. Dai, levati. Preso? Ma va, quando mai? Ma perché non lo prende? Ma che... Mamma mia! Oh, l'ho destabilizzato, perché? Dai! Vabbè. Dai. Ma vai a cagare che non mi avevi preso. Quell'hitbox era barbina. Dai, bello. Tu e i tuoi stupidi fantasmi che per fortuna muoiono con un colpo. Che ho mancato, perché sei un bastardo, ecco perché. Dai, ma basta. Basta, che palle sta boss fight. Ripetitiva. Adesso continuiamo la battaglia in questo modo. No, cosa sta per fare? No, e palle che resto rallentamento. Curati! No, vabbè, dai. Il colpo caricato non lo prende. Dai. Cerchiamo di farla finita il più possibile.
Ma ci sono colpi che neanche lo prendono, ma ti pare? Ma porca di quella puttana! E io intanto ho finito le fiaschette per un po'. Vorrei dirlo. Ah, ecco cosa che fa. No, e vaffanculo. Non è possibile. Ti prego, dimmi che non ricomincia. Perfetto. Ma dai, anche... Ma sono appena respawnato. Ma un minimo, ma ti... Ma ti pare? Ma almeno il minimo di respawn. Devo prendere più pozioni di forza. Perché ora che l'abbiamo presa... Gli facciamo molto più danno. No, vabbè, ma i fantasmi sono veramente imbarazzanti. Ma levatevi. Vabbè. Non so. Vuoi giocare da solo fra un po'? Allora, una. E due. No, 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 no. Dai. Oh, ma ti vuoi curare o cosa? Maledizione! Dai, madonna mia. Vaffanculo, dai. Dammi le frecce prima che scompari, da. Mamma mia. Arrivo. Ma... Dov'è? Ah, ok. Mem, Netsa. Sokatadunz. You saved us. È finita? Foolish creature. You've destroyed the only link between this place and your realm. We are now both trapped in the void between the worlds. But you are no hero, creature. Baal has many worshippers, and the cycle has already begun. You are just delaying the end. I will rebuild my path. I will rise again! You will suffer! Entra nel portale rosso per giocare la modalità razzia. Quindi è finita! Ah, Lucio! È stata una bella avventura, io non t'ho mai visto in faccia. Bella la bacchetta oscura. Devi completare la missione portale misterioso per usare la bacchetta. Ottimo. Detto onestamente, sì, è un DLC carino. Mi piace l'idea. Troppo oscuro. Troppo oscuro, madonna mia. E certi nemici veramente sono bilanciati col culo. Punto. Però diciamo che se lo trovate in sconto, o avete la Platinum Edition, o la Definitive, quello che è,
se vi interessa il concetto, provatelo. Abbiamo finito anche Air Raid. Noi ci vediamo la prossima volta con il DLC The Following. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo DLC. Ciao a tutti.